Altra puntata del GF VIP incentrata, praticamente, su Alex Belli. Al centro di tutto il suo presunto innamoramento con Soleil Sorge e, udite udite, il suo matrimonio con Delia Duran. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha sviscerato il loro rapporto a suon di domande, fino a capire le loro intenzioni dopo l'arrivo di Delia nella casa. L'attore ha accettato di darsi una calmata, mentre Soleil ha deciso proprio di prendere le distanze per evitare spiacevoli fraintendimenti. Non le è piaciuto infatti che la Duran abbia addossato a lei la gran parte delle colpe e soprattutto le parole che ha usato nei suoi confronti. Poco dopo, Adriana Volpe ha chiesto delucidazioni in merito al matrimonio di Alex Belli e Delia Duran. E finalmente la verità è venuta a galla. Alex e Delia non sono realmente sposati. Ma cosa è successo? La Volpe ha ricordato all'attore che risulta ancora sposato con l'ex moglie Katarina. Alex non ha negato e ha detto, aveva già firmato tutte le carte, c'era solo da prendere l'appuntamento per depositare i documenti. E ancora Alex Belli, io e Delia abbiamo semplicemente fatto delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore. Ci siamo sposati con il nostro rito religioso. Una vicenda tutta da ridere, Alex e Katarina al momento sono solo separati, per la legge. A questo punto, giustamente, Alfonso è tornato a parlare di Delia e Soleil. Ha mostrato ai due vipponi le parole di Delia a pomeriggio 5, la parte in cui ha attaccato di nuovo la Sorge e l'ha definita una gatta più viva che morta. All'inizio Soleil è restata calma, magari dovrebbe smetterla di fare certe accuse, ha sottolineato non riconoscendosi nelle critiche della moglie di Alex Belli. Poco dopo però Soleil ha iniziato ad alterarsi, una cosa che mi contraddistingue è la coerenza. Se avessi voluto un uomo me lo sarei andato a prendere, non mi tirerei indietro a dire che lo voglio. Detto questo non è il mio interesse nei confronti di Alex Belli. Quindi dovrebbe farla finita con queste accuse prima che inizio a prendermela. Insomma, le cose tra Soleil e Delia non si mettono bene. E non è molto furbo farsi nemica la donna che piace al tuo uomo.